Un saluto a tutti i campanari di YouTube, ci troviamo a Piacenza e questa è la chiesa di San Sisto. Abbiamo tre campane e adesso ascolteremo la distesa per la Santa Messa. E in via del tutto eccezionale siamo potuti salire su questo campanile, quindi vi faremo anche vedere il censimento direttamente dalla cella campanaria. Un saluto a tutti i campanari di YouTube, mi trovo a San Sisto e questo è il campanile. Allora, abbiamo tre campane e un campanello. Allora, queste campane hanno diversi fonditori, adesso li vediamo bene. Allora, partiamo dal campanello. Il campanello è manuale, come potete vedere, ma purtroppo è sprovvisto di battaglio. Allora, il campanello è stato fuso nell'anno che vediamo qui, che poi decifrerò. Ma purtroppo non si capisce il fornitore. Sentiamo comunque il suono, lo facciamo con un sassolino perché purtroppo il battaglio non c'è. Ecco qua. Poi passiamo alla prima campana, che è questa qua. Allora, la prima campana è stata fusa da... scusate, qua abbiamo le corde. Allora, la prima campana è stata fusa da Agostino Frescaroli e anche l'anno ovviamente è segnato qua e poi lo decifriamo. Allora, sentiamo il suono. La seconda campana è stata fusa da Benedetto Filiberto, anno segnato qui. Guardate che bel basso rilievo che c'è sulla campana, la lucertola. Sentiamo il suono. E poi abbiamo la campana maggiore, che è molto più recente rispetto alle altre ed è stata fusa nel 1950 dalla premiata fonderia Colbacchini di Bassano del Grappa. E adesso sentiamo anche il suono della campana. Bene, vediamo un po' di panorami. Allora, quello lì è il bellissimo santuario della Madonna di Campagna, che ha le campane a slancio. Avevo già fatto il video. Poi ci dovrebbe essere San Sepolcro nelle vicinanze, dovrebbe essere questa. Poi abbiamo il campanile di San Francesco qua, eccolo qua, e dietro Sant'Antonio. E poi il gotico, che è il palazzo municipale di Piacenza. E poi di qua dovremmo riuscire a vedere il campanile del Duomo, eccolo lì. Poi qua il Corpus Domini. Quello credo sia Sant'Anna. E vabbè, altri campanili, quello San Savino se non erro. E questa è la splendida vista. Poi vabbè, qua vediamo l'autostrada, insomma non è che sia proprio il massimo. E lì gli Appennini. Bene, adesso aspettiamo di sentire le campane a distesa.